Covid, cresce il contagio in Sicilia, aggiornati in dati in provincia. Da Cirale sono 251 i soggetti positivi, da domani a Capomulini riprendono i test rapidi. Firmato dalla Regione un decreto di finanziamento per il centro storico di Milo, la somma per interventi di riqualificazione. Presentata questa mattina la 19ª edizione di Magma, mostra del cinema breve, 800 le proposte pervenute. Informazione di TG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento. All'interno del nostro telegiornale avremo modo di parlare dell'ospedale di Giarre, in quanto ieri si è tenuto un consiglio comunale dove è stato approvato un atto di indirizzo con cui si è dato mandato sia al sindaco D'Anna che alla conferenza dei sindaci di far valere le proprie ragioni in merito al nosocomio. E poi passeremo ad Acireale, dove lancia un appello Santo Primavera in qualità di delegato regionale della Fondazione Nazionale Sorella Natura per quanto riguarda l'istituzione di un regolamento per le antenne di telefonia mobile. E sempre rimanendo ad Acireale, parleremo anche dell'isola ecologica in programma questa domenica. Apriamo questo nostro telegiornale parlando dei dati, dei contagi che in Sicilia continuano a crescere, quasi 25.000 i positivi, dati allarmanti anche in provincia, ma da domani intanto prende il via la 3 giorni di monitoraggio Covid a Capomulini. Sentiamo prima quelli che sono i dati dei contagi in questo servizio. 40 decessi e 302 nuovi guariti, questi i dati registrati nelle ultime 24 ore in merito ai contagi in Sicilia, che a fronte di 9.455 tamponi processati ha visto 1.692 nuovi casi, facendo salire così il dato totale a quasi 25.000 positivi sull'isola. In crescita anche i numeri relativi ai ricoveri, 1.596, di cui 1.391 in regime ordinario, 205 in terapia intensiva. E difatti Palermo, Catania e Trapani sono le province con i dati più alti di casi. Nel capoluogo, nelle ultime 24 ore, sono 393, a Catania invece 373 e infine a Trapani i casi riscontrati sono 317. Anche in provincia di Catania i dati continuano a salire. Ad Acireale, secondo gli ultimi aggiornamenti, sono 251 i soggetti positivi, con 45 nuovi casi segnalati ieri a fronte di solo 8 soggetti guariti. 11 soggetti sono ricoverati, 4 deceduti, 452 soggetti posti in isolamento fiduciario. E da oggi fino a martedì 17 novembre, lo ricordiamo, riprende la campagna di monitoraggio del coronavirus attraverso l'impiego dei tamponi rapidi nei drive-in allestiti in molte città dell'isola, ad Acireale presso l'area di sosta del parcheggio di Capomulini. La popolazione scolastica resta il target individuato. Ad Aci Sant'Antonio si registrano 6 soggetti guariti, ma 11 sono i nuovi positivi, tutti domiciliati, per un totale di 67 positivi. Sono 5 in più dall'ultimo contagio, ha spiegato il sindaco Santo Caruso, che mostra una crescita contenuta sul dato complessivo, ma ancora costante. Dobbiamo riuscire a superare questa fase contenendo il contagio. Le raccomandazioni restano immutate, mascherine e distanze devono essere imperativi per affrontare questi giorni. Sta per presentarsi un nuovo weekend, conclude, che come gli altri richiede probabilmente un maggiore sforzo. Il senso di responsabilità dovrà guidare ogni scelta. Fiume Freddo piange il primo morto per Covid. Si tratta di un 71enne ex dipendente comunale ricoverato qualche giorno fa all'ospedale di Acireale. Nel paese i contagiati sono 36 e il sindaco Nucifora ha emanato un'ordinanza stringente, disponendo l'obbligo della mascherina e una distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, dalle 18 alle 5, il divieto di stazionare o svolgere attività di gruppo nelle strade e piazze. E come si faceva riferimento poco fa, a Capomulini stamane personale del Corpo della Polizia Municipale dell'Ufficio Ambiente al Lavoro per ospitare da domani la 3 giorni di screening riservata agli studenti, genitori, personale docente e non docente delle scuole medie del territorio. Nella tornata precedente furono 3.122 soggetti che usufruirono del servizio, 147 dei quali risultarono positivi. Intanto vediamo nel servizio i particolari.
Dopo la prima tornata della scorsa settimana, torna a ripetersi da domani la campagna di monitoraggio per il coronavirus in 7 comuni etnei. Tra questi si inserisce nuovamente Acireale presso il parcheggio di Capomulini e interesserà oltre domani anche le giornate di domenica e lunedì in due fasce orarie, dalle 8 alle 13 del mattino e dalle 14 alle 19. A dispetto della volta precedente, le utenze interessate allo screening sono gli studenti che frequentano le scuole medie, i docenti che insegnano in questi istituti, personale scolastico e genitori degli studenti. La modalità è sempre quella del test rapido in modalità drive-in, attendendo l'esito di questo in un'area apposita. Qualora il responso del tampone rapido risultasse positivo, ci si sottopone ad un test molecolare per confermare o no l'esito. In questa seconda tornata è stata introdotta dall'ASP la possibilità di prenotarsi mediante piattaforma dal sito siciliacoronavirus.it, dal quale andare poi su tampone rapido Covid-19 e compilare il modulo di registrazione, scegliendo la data disponibile tra i drive-in proposti. In base al numero di prenotazioni già acquisite, la piattaforma indicherà la fascia oraria nella quale presentarsi, che verrà comunicato al cittadino tramite cellulare o tramite email. Arriva la precisazione per quanto riguarda la modalità di prenotazione online da parte dell'amministrazione acese tramite comunicato, affermando che tale strumento, messo in atto dall'azienda sanitaria provinciale, ha soltanto una funzione statistica, cioè serve per ricavare un'ipotesi in termini aritmetici del numero di soggetti interessati al servizio. Dunque chi prenota non significa che avrà la priorità su altri nell'esecuzione del test, ma si procederà in ordine di arrivo e soprattutto, viene ribadito nel comunicato, a beneficio delle 4 categorie di soggetti interessati e che ricordiamo essere studenti, genitori e personale docente e non docente delle scuole medie del territorio di Acireale. Spostiamoci adesso a Giarre, dove ieri in Consiglio Comunale è stato approvato un atto di indirizzo con cui si dà mandato al sindaco e alla conferenza dei sindaci di far valere le proprie ragioni in seno alle determinazioni ASP per quanto riguarda l'ospedale. Torniamo a parlare di ospedale perché ieri sera il Consiglio Comunale di Giarre ha approvato all'unanimità un atto di indirizzo affinché la conferenza dei sindaci faccia valere il suo ruolo in seno alle determinazioni dell'ASP. Con l'atto di indirizzo si dà mandato al sindaco di Giarre a concordare con l'ASP un nuovo cronoprogramma dei lavori di riqualificazione del nuovo pronto soccorso, chiedere con forza l'integrazione dell'unità operativa di cardiologia dipartimentale, rendere operativa quella di ortopedia e chirurgia e ancora riattivare il blocco operatorio del presidio ospedaliero di Giarre. Cogliamo favorevolmente ciò che è stato fatto al Consiglio Comunale di Giarre, una mozione votata all'unanimità su quelle che sono le incombenze che anche noi del Comitato Cittadino avevamo sollecitato e abbiamo sollecitato e continuiamo a farlo anche per tutti gli altri 9 consigli comunali e gli altri 9 sindaci che effettivamente a questo punto auspichiamo che nel più breve tempo possibile possano convocare un tavolo tecnico con la direzione dell'ASP per dipanare tutti i dubbi che nei giorni passati avevamo più volte esposto e che ieri sera si sono concretizzati. L'aspetto più importante sicuramente è stato quello che noi sosteniamo sin dal primo lockdown, vale a dire da marzo, che l'ospedale di Giarre, visto e considerato che Acireale è stato fatto ospedale Covid, deve essere un ospedale no Covid. Con il fatto appunto che l'ospedale di Acireale è diventato ospedale Covid, cosa si teme? Il pronto soccorso di Acireale è l'unico di riferimento per i 2 ospedali Acireale e Giarre. Come sappiamo dal 3 di novembre è diventato totalmente Covid e quindi di fatto nei pochi posti letto attualmente disponibili per il reparto di medicina e geriatria, ma anche di psichiatria, a quanto pare non viene più ricoverato nessuno a Giarre, perché i ricoveri avvenivano prima attraverso il pronto soccorso di Acireale. Essendo posti letto no Covid, di fatto non c'è più un collegamento diretto tra l'ospedale, il pronto soccorso di Acireale e l'ospedale di Giarre. Questa situazione, da nostre informative, comporta pure un altro problema di disservizio, vale a dire le ambulanze a questo punto sono costrette, quando appunto non hanno un trasporto di pazienti potenzialmente Covid,
di bypassare il pronto soccorso di Cireale e vanno a intasarsi in quello che di fatto è diventato l'unico pronto soccorso no Covid, che è il Cannizzaro di Catania, e dove le tempistiche sono notevolmente allungate. Questa situazione comporta molte volte, diciamo, la mancanza di servizi ambulanza nel nostro territorio per un periodo anche di 5 o 6 ore. Perché vuoi per problemi legati allo sbarellamento, vuoi per mancanza di presidi di sanificazione, vuoi per appunto intasamento del pronto soccorso, le ambulanze di fatto rimangono bloccate. E questa è una ulteriore dinamica inaccettabile che dovrebbe far considerare tutti di attuare la riapertura del pronto soccorso a Giare nei tempi quanto più brevi è possibile. Il comitato teme inoltre che il blocco dei ricoveri a Giarre potrebbe comportare uno sgombero dei pazienti a seguire del personale, con la conseguente perdita del reparto di medicina. Come è successo nel Giarrese, anche nell'Acese c'è chi chiede il complesso territoriale omogeneo, ma ACI Catena non è d'accordo. È stato il sindaco del comune di ACI Reale, Stefano Lì, a scrivere ai colleghi dei comuni di ACI Catena e ACI Sant'Antonio per prendere in esame una proposta da inoltrare al prefetto per superare il decreto governativo che vieta alla popolazione della zona arancione di recarsi in altro comune rispetto a quello di residenza. Considerata l'interconnessione dei territori di ACI Reale, ACI Catena e ACI Sant'Antonio, ha scritto a Lì, chiedo di condividere la possibilità di permettere alla popolazione di spostarsi più facilmente, chiedendo al prefetto di Catania, Claudio San Martino, di considerare i tre comuni come un complesso territoriale omogeneo per l'Acese e per l'accesso ai supermercati e agli esercizi commerciali specifici. Ma il sindaco di ACI Catena, Nello Oliveri, sorprendendo tutti, non ha ritenuto di aderire all'invito, a quanto pare per tutelare le attività e l'artigianato di ACI Catena ed i lavoratori già penalizzati dalle restrizioni del periodo di emergenza. Queste le motivazioni spiegate dal primo cittadino di ACI Catena, Nello Oliveri. Chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale, a tra poco con le altre notizie. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i giovedì sera in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio ore 16 e la domenica alle 23 su Etna Channel. Stasera al teatro. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Le Otta Ceramiche. Storia d'arredi da oltre 50 anni. Le Otta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità, per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di ACI Reale. Aperti dal lunedì al sabato. Le Otta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio. A posto? A posto! A posto! Service Car Riolo, i professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto, controllandola dalla A alla Z da Service Car Riolo. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto! Service Car Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Punto assistenza Texa, per calibrare o riparare sistemi video e radar applicati all'auto. Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio mal di testa frequente? Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace? Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore?
Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica. Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad Acireale. Divertirsi è tutta una questione di energia. Riscopri il divertimento con Opel Corsa E. La tedesca 100% elettrica che ti porta lontano con zero emissioni. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. Concessionaria Opel Gidauto. A riposto nel rinnovato stabile sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. Di quasi €1 milione, quello fatto dalla Regione per la riqualificazione del centro storico di Milo. Grato il primo cittadino Alfio Cosentino che ha dichiarato: cercheremo di attivarci celermente per il bando di gara, sempre compatibilmente con il periodo di pandemia. La Regione siciliana ha investito quasi €1 milione per la riqualificazione del centro storico di Milo. Un impegno mantenuto, ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Il centro storico di Milo sarà finalmente oggetto di interventi di riqualificazione urbana che si attendevano da anni. Nello specifico, le azioni riguarderanno via De Gasperi, Largo dei Mille e altre zone del comune etneo. Attraverso l'investimento della Regione da quasi €1 milione, il governo Musumeci aveva assunto tale impegno e oggi, con la firma del decreto di finanziamento dell'opera, lo mantiene, continua Marco Falcone. Con l'esecuzione di queste opere, il comune di Milo, area dalla naturale vocazione turistica, diventerà ancora più accogliente e ben organizzato a vantaggio dei cittadini che da tempo chiedevano questi lavori e dei visitatori. All'amministrazione locale adesso il compito di bandire celermente la gara d'appalto. Queste le parole dell'assessore regionale alle infrastrutture a seguito del varo da parte del direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo del decreto che assegna quasi €1 milione al comune per la riqualificazione urbana e funzionale di via De Gasperi, Largo dei Mille e di alcuni tratti di via Etnea e via Madonna delle Grazie. Contattato telefonicamente, il sindaco di Milo, Alfio Cosentino, ha detto: siamo grati all'assessore Falcone che si è sempre prodigato per sostenere la nostra amministrazione. Questo è un importante finanziamento che renderà ancora più accogliente e funzionale la nostra comunità. Ci impegneremo per far partire a breve la gara, compatibilmente con il periodo di emergenza. Gli interventi prevederanno l'eliminazione dei cavi elettrici volanti, la ripavimentazione di un ampio tratto di via Etnea in basolato lavico e pietra bianca e la sistemazione della storica scalinata di Largo dei Mille, ha concluso il primo cittadino. Adesso occupiamoci delle segnalazioni da parte dei cittadini che ci porta oggi in via Luigi Einaudi ad Acireale, dove viene segnalata la presenza rigogliosa di erbacce lungo i margini della strada, una scerbatura che, vista la crescita, tarda da tempo. Via Einaudi green, ma di un green che non è quello desiderato ad Acireale dai tanti residenti della zona, anche da quanti hanno modo di frequentare, per vari motivi, gli esercizi commerciali, l'attività di ristorazione e ancora lo stesso ufficio postale. Un'arteria viaria posta ad un tiro di schioppo dal Corso Italia, che nel suo cuore presenta l'area a parcheggio libero del largo Monsignor Biagio Catania, il sacerdote che ha fatto nella città di Ace Galatea la storia dello scautismo, avendolo proprio fatto nascere con punto nodale la Basilica San Sebastiano. Via Einaudi perciò non un tracciato di campagna, come potrebbe sembrare vista la presenza di erbacce che per larghi tratti vi crescono rigogliose. Un biglietto da visita perciò poco lusinghiero, vista anche un'aiuola dove si denota l'assenza nel tempo di un minimo di manutenzione. Erbacce che in qualche punto hanno persino in parte invaso il marciapiede, un contesto perciò agreste anche nello stesso parcheggio.
La florida presenza di erbacce fa denotare come da tempo non sia stata attuata una scerbatura, con alcuni cittadini i quali, perciò, stanchi dell'inutile attesa di una bonifica, hanno così avuto modo di prendere posizione e segnalare l'annoso scenario che finisce con il creare sempre più disagio, soprattutto fra i residenti. Il consigliere comunale di Acireale Francesco D'Ambra, in merito alla nomina e all'insediamento del nuovo consiglio direttivo dell'IACP di Acireale presieduto dall'ingegnere Mauro Scaccianoce, giudica positivamente il tutto, ringraziando così il governo regionale nonché l'assessore Marco Falcone per la scelta politica decisa a difendere i diritti di tutto il territorio acese. L'ente di Via degli Ulivi, infatti, nel contesto di una rimodulazione generale aveva rischiato fortemente di scomparire. Nei prossimi giorni, ha annunciato D'Ambra, l'onorevole Falcone sarà ad Acireale per esporre il piano di potenziamento economico dell'IACP con l'obiettivo di dare un notevole impulso verso le politiche abitative. Si guarda perciò ad esoneri di canoni per 16 mesi, per i 6 mesi di lockdown, sblocco rimborsi e altre misure che completeranno il piano attuativo in corso di predisposizione. E adesso parliamo delle antenne di telefonia mobile. Il delegato regionale della Fondazione Nazionale Sorella Natura, l'Acese, Santo Primavera, lancia una proposta ai comuni dell'Acese della fascia Ionico-Etnea per giungere ad una regolamentazione che possa tutelare cittadini e ambiente urbano da possibili pericoli di inquinamento elettromagnetico. Vediamo. Parte dalla Fondazione Nazionale Sorella Natura, presieduta dal professor Roberto Leoni e rappresentata in Sicilia dall'avvocato Santo Primavera, già consigliere comunale e provinciale, la proposta di regolamentare l'installazione delle antenne di telefonia mobile che, dislocate sul territorio come funghi, danno vita spesso a immancabili proteste di quanti chiedono maggiore tutela dell'ambiente da possibili pericoli di inquinamento elettromagnetico prodotto appunto da queste installazioni. Da qui la proposta della suddetta fondazione che, operando per lo sviluppo della cultura e dell'educazione ambientale, ispirandosi al messaggio francescano, ha interessato i consigli comunali di diverse città: Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo, Mascali e Calatabiano. L'invito è quello di adottare piani di localizzazione delle antenne di telefonia mobile a tutela, come detto, della salute dei cittadini e dell'ambiente urbano. Noi abbiamo fatto una proposta di regolamentazione che i consigli comunali possono adottare, cioè redigere un piano regolatore delle antenne, dividere il territorio in tre zone, zone in cui è assolutamente vietato posizionare queste antenne, zone in cui il divieto è relativo, possono essere posizionate ma a determinate condizioni, e invece luoghi in cui non esiste alcun divieto e possono essere posizionati purché nel rispetto della compatibilità ambientale, ad esempio sui terreni agricoli. Si potrebbero mimetizzare queste antenne con l'habitat naturale. È una proposta che i sindaci con i consigli comunali possono adottare affinché si diano delle risposte alle legittime rimostranze dei cittadini e si crei un dialogo sociale con i comitati che si stanno diffondendo sul nostro territorio affinché venga tutelata sia la salute degli stessi cittadini che la compatibilità, diciamo, architettonica dei centri storici. Nuova seduta di Consiglio Comunale ieri sera ad Acireale ha tenuto banco la questione del Cable Park, la casa degli sport acquatici, progetto sviluppato da un gruppo di imprenditori catanesi nella zona Tupparello, ma ad oggi bloccato in quanto oggetto di una querela giudiziaria sviluppatasi tra il comune, che ha riscontrato degli abusi, e i privati. Querela sulla quale si è già espresso il TAR e si attende adesso il pronunciamento del CGA. L'amministrazione comunale, nell'occasione
Regione, su richiesta di diversi consiglieri comunali che chiedevano lumi sulla questione, ha relazionato in aula con il vice sindaco Carmelo Grasso e con il dirigente del settore urbanistica, l'ingegnere Giudice, che nel corso di una lunga relazione ha spiegato nei dettagli tutto l'iter del progetto dal 2016 ad oggi, con il comune che nel 2019, riscontrando abusi edilizi nell'esecuzione dell'opera, ha acquisito i terreni al proprio patrimonio. Il Consiglio ha dunque preso atto dell'iter sviluppatosi sulla vicenda senza andare oltre, visto tra l'altro che sulla questione è pendente un ricorso da parte dei privati alla CGA dopo il provvedimento emesso in una prima fase del TAR. E sull'argomento interviene anche la consigliera Sabrina Arrenna, che in una nota ricorda di aver sottolineato come sia auspicabile una soluzione. Occorre che vengano eliminate le opere irregolari e ripartire nuovamente. Il Cable Park, ha affermato l'Arrenna, è un'opera straordinaria, ma deve essere realizzato nel rispetto delle normative. Ci fermiamo ancora per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Spettacoli, documentari, trasmissioni e speciali, partite di calcio, momenti di festa, manifestazioni. Il nostro passato attraverso gli eventi. Come eravamo? Tutti i sabato sera, in prima serata ore 21:10, in replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. A cura di Mario Musmeci, da un'idea di Giulio Vasta. I sapori di una terra di storia infinita. Un russo di la lava dell'Etna. Un sciauro d'un osso mare. Uvidi di coltivazioni vasate sempre do soli. Na nostra sassa c'è tutto lo profumo da nostra terra. Misa in tra i bottigli, come si faceva una volta, no mezzo do cuttiglio, con la ricetta che si tramanna di padre in figlio. A Sicilia, entra una bottiglia. Masseria Raciti, un raccolto di famiglia. Quando i bambini fanno Quando i bambini fanno vogliono dire OVS Kids. OVS Kids è il nostro mondo, coloratissimo ed elegante. OVS Kids, il gioco della moda. Fantasia e allegria in un grande assortimento nel quale sbizzarrirsi. Prova da OVS. Scopri le grandi promozioni e un assortimento ricchissimo, dal corredo doppio zero ai 14 anni. Maglie, maglioni, pantaloni, giubbini, centinaia di nuovi capi con i colori e i modelli per l'autunno e inverno. Ad Aci Catena in via Vittorio Emanuele 1416 e a Zafferana Etnea in piazza Luigi Sturzo 123. Progettazione e costruzione in fissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 50%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo a istruire la pratica. Inoltre produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione e costruzioni in fissi. Ad Aci Reale, in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Aci Format. Vuoi laurearti? In economia, giurisprudenza, lettere, ingegneria, psicologia con scienze della formazione, motorie o biologiche. Aci Format ti dà la possibilità di iscriverti all'università telematica e campus per conseguire il tuo titolo nel minor tempo possibile e con i migliori risultati. Aci Format. Certificazioni linguistiche, informatiche, agevolazioni economiche per neodiplomati fino ai 23 anni di età. Vieni a trovarci ad Aci Reale in Viale Regina Margherita 93, www.aciformat.it o puoi contattarci allo 095 66 81 004. Laurearsi? Facile! La tua salute è importante.
Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in Via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Acireale programmata per questa domenica, la domenica ecologica che si svolgerà in zona Tupparello. L'iniziativa si chiuderà poi il 20 dicembre con l'ultima domenica ecologica che per l'appunto chiuderà il 2020. Vediamo. È stata programmata per domenica 15 novembre la domenica ecologica promossa dall'assessorato all'ambiente del comune di Acireale. L'assessore competente Daniele La Rosa comunica che domenica dalle 8 alle 12 sarà possibile conferire rifiuti su via dello stadio in zona Tupparello, solamente per i titolari di utenze iscritte al ruolo Tari. Vari tipi di rifiuti potranno essere conferiti, a partire dagli ingombranti quadri, mobili, armadi, poltrone, divani, materassi e anche giochi per bambini di grandi dimensioni. Rifiuti RA e E come televisori, elettrodomestici, quali lavatrici e frigoriferi, ma anche computer e stampanti. Ed infine sarà possibile conferire anche ingombranti metallici, oli vegetali esausti, scarti vegetali e abiti dismessi. L'appuntamento con la prossima domenica ecologica, l'ultima per il 2020, è stato fissato per il 20 dicembre. E parliamo adesso di Magma, della mostra di cinema breve. La 19ª edizione è stata presentata stamane tramite diretta streaming, una edizione fortemente colpita dall'emergenza Covid, ma sono 800 le proposte pervenute. Vediamo. È stata presentata questa mattina in diretta Facebook la 19ª edizione di Magma, il Festival del Cinema Breve. A fare gli onori di casa alla presentazione sono stati due degli organizzatori, Daniele Greco e Giulia Iannello. Sono poi intervenuti l'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Mario Messina, l'assessore al turismo, sport e spettacolo del comune di Acireale Fabio Mangiagli ed il regista siciliano nonché presidente della giuria del concorso Sebastiano Riso. Il festival è organizzato dall'associazione culturale Scarti, nata da un'idea di Lorenzo Vecchio, al quale è dedicato anche il premio del vincitore. Lo start del festival è fissato per giorno 17 di novembre, per poi concludersi giorno 21 sempre di novembre, con la premiazione al miglior cortometraggio votato dalla giuria e quello votato dal pubblico. Il concorso, in collaborazione anche con il comune di Acireale, visiona i cortometraggi provenienti da tutto il mondo e quest'anno ne sono stati selezionati 23 su più di 800 proposte giunte. Un evento di livello internazionale che vanta iscritti provenienti da 45 paesi diversi e che quest'anno si svolgerà in streaming sulla piattaforma Streamcast, data la situazione legata alla pandemia Covid-19 ancora in corso. Il festival permetterà al pubblico appassionato di ammirare opere anche riguardanti la Sicilia. Infatti è stata ideata una rassegna chiamata Insula, impressioni di Sicilia, dedicati ai cortometraggi ambientati in Sicilia o realizzati da autori siciliani. E chiudiamo adesso dando uno sguardo al meteo. Nuvi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, le temperature oscilleranno tra i 14 e i 20 gradi, venti moderati, mare poco mosso. Termina qui l'appuntamento con l'informazione di TG Reporter, ma ritorneremo in onda domani con una nuova edizione. Grazie per essere stati con noi.